Allora, mi è stata proposta questa lettera di Ovidio. Voi sapete che Ovidio era stato esiliato da Ottaviano nel Ponto presso il Mar Nero. Le ragioni ci interessano fino a un certo punto, anche perché sono sempre ragioni che stuzzicano le nostre curiose morbosità, ma non hanno nulla di cultura. Se fosse capitato qualcosa con la figlia di Ottaviano, o se semplicemente fosse stato allontanato per i suoi scritti di carattere erotico, questo non lo sappiamo e non ci interessa conoscerlo. A me qui interesserebbe anche non solo la traduzione, perché voi capite che le traduzioni di latino, sulle quali io vedo che voi siete tutti interessati, dovrebbero avere un significato ben preciso, cioè comunicare un metodo. Ma mi dà la sensazione che questo metodo non venga colto da chi mi sta seguendo. Vedete, cogliere solamente le traduzioni che ci sono in linea, le traduzioni fatte in questi ultimi anni, direi che servono a ben poco. Ci sono delle traduzioni, a volte molto libere, delle traduzioni dove c'è chi le impara a memoria senza capirci niente, e così non si fa latino, così non si fa cultura. D'altra parte, una lettera, adesso qui io l'ho messa per estesa, ma è in poesia, composta da Ovidio, non è una traduzione così da fare ich und nunc. Se non si è affrontato latino per diversi anni, non si inizi neanche una traduzione di questo genere, perché è difficile, quasi impossibile per chi magari nella scuola superiore non ha fatto neanche un'ora di latino, ha seguito 2 o 3 mesi qualche corso universitario e pensa di tradurre così. Non è pensabile. Il latino è stato tolto dalle scuole perché il latino, come la matematica fatta seriamente, implica un metodo serio, altrimenti non si conclude nulla. Allora, qual è la mia prima riflessione? Invece di andare a cercare in linea le traduzioni già fatte, andate a cercare i libri, non quei libri che sono scritti oggi. E molto spesso scolastici hanno solo un obiettivo, quello di far soldi, ma quelli che venivano scritti 100, 200, 300, 500 anni fa. E ci sono in linea e insegnano a tradurre. Vediamo questa lettera. Questa è un'opera dove viene tradotto questa lettera. Guardate come si presenta e come si presenta bene. C'è la frasetta, quod sit in his eadem sententia multae libellis, carmina nescio quem carpere nostra refers. Poi il testo fa la costruzione, refers, brute, nescio, quem, eccetera, 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 e poi fa la traduzione. Ma non basta. Arriva anche un commento. Maniera di esprimersi, dice, la più disprezzante e imparziale, e riporta i versi di Marziale che rivelano lo stesso pensiero, ma non con la delicatezza di Ovidio, ma con la sfrontatezza di quel poeta. E così si va avanti. Abbiamo la traduzione, la prima, la costruzione. Perché senza costruzione non si fa niente. Invece c'è l'abitudine di cercare la traduzione belle fatta. La traduzione belle fatta qui non c'è, anche perché la versione che mi è stata mandata e che è stata presa da un certo sito è tutta piena di errori. Io ho dovuto andare a cercare, perché non ho mai tradotto questa lettera di Ovidio, che oltretutto è molto bella. E perché non riuscivo a sistemare alcune cose.
C'erano degli ut al posto di at, c'erano dei singolari al posto del plurale, c'erano dei pasticci, delle parole che erano state riprodotte. Qui invece, ed è un testo non scritto certamente in questi ultimi 50 anni, abbiamo un'altra serietà, perché una volta si scrivevano dei libri con un'altra serietà, non solamente con l'intenzione di far soldi. Ma con l'intenzione, ma poi pensate che se voi andate in rete trovate anche una traduzione, qualcuno ha proposto questa traduzione, l'ha proposta in poesia, cioè la poesia latina di Ovidio viene riportata naturalmente con una traduzione libera in italiano. Ecco, questa diciamo è un po' difficile perché la libertà del latino che corrisponde alla libertà d'italiano non ci aiuta a tradurre, però è un lavoro che è interessante, no? E questo è il modo come si lavorava una volta per affrontare una lingua. Guardate che non è questione solamente di latino, perché se fosse solamente questione di latino potremmo essere felici. Questo atteggiamento di una superficialità che è caratteristica degli asini patentati è arrivata a tutte le espressioni della nostra società, fino ai più ignoranti di tutti, che sono i politici, che continuano a combinare un pasticcio dopo l'altro e stanno conducendo la nostra Italia, che ha delle risorse infinite, verso un baratro da cui c'è timore di non poter più tornare indietro. Allora, più che allora la traduzione, io vorrei insistere sul metodo. Ovidio è capire che cosa si traduce, perché altrimenti se io non capisco il messaggio di Ovidio, e evidentemente per affrontare un argomento di questo genere ci dovrebbe essere una introduzione, allora diventa tutto più difficile. Allora, noi sappiamo che Ovidio, arrivato nel Ponto, si lamentava. Era un muro del pianto. E in tutte le sue opere, specialmente nelle lettere, continuava a ripetere questo lamento di questa terra inospitale, l'ingiustizia di essere stato allontanato da Roma, il desiderio di ritornare tra la gente civile, insomma. E qualcuno probabilmente si era scocciato, dire: ma caro Ovidio, sai sempre scrivere solo la stessa cosa? Non ti pare di essere un po' pesantuccio? E allora Ovidio, rivolgendosi a Bruto, si rifà a questa critica e in un certo senso critica la critica. Dall'altra parte, nell'altra prospettiva, riconosce il limite della sua poesia e cerca di questa poesia e cerca di giustificare questa sua condizione di profonda sofferenza. Allora, perché io dico che se non sapete tradurre la prosa, non mettetevi a tradurre la poesia, perché nella poesia tutte le mie regole di traduzione saltano. Bisogna avere le idee chiare sulle desinenze, ma per avere le idee chiare sulle desinenze è necessario conoscere a quale declinazione appartiene il singolo sostantivo. Noi possiamo tradurre soltanto accoppiando i vocaboli che devono andare assieme. Proviamo la prima frase. Quod sit, premetto, non crediate che io, leggendo una lettera che non ho mai aperto, io riesca a capirne subito il senso. Guardate che ho trafficato, insomma, sono 55 anni che faccio latino, quindi non può pensare che ha fatto 2 o 3 mesi di corsi di latino demenziali all'università di avere la chiave in mano per tradurre una lettera in poesia di Ovidio. Se lo scordi. Quod sit,
Inis e Adem sententia, brute libellis, carmine anecio con carpere nostra refers, nil nisi me terra fruar, ut propiore rogare et, quam sim denso cintus ab hoste quer. Ah, non è facile. Dunque, qui c'è un quod, inizia una subordinata, però c'è un brute, un complemento di vocazione, stacola principale. Qui c'è un infinito, carpere. Qui c'è un altro infinito, rogare. Qui c'è un altro infinito, queri. Questi infiniti ci rivelano delle oggettive che dipendono tutte da un verbo reggente. Proviamo un po', refers si presenta così, senza nessuna particella, probabilmente è il verbo principale. O bruto, tu mi riferisci. Poi, qui è già difficile, perché il soggetto di questa infinitiva non è un nome o un pronome, ma sembra una locuzione composta da un verbo e da un pronome. Quindi, tu mi riferisci che, inizia l'oggettiva, non so chi, carpere, critica i nostri versi. Poi c'è la ragione. Poiché, inis libellis, vedete, bisogna metterli assieme anche se sono lontani, qui sono tutte anastrofe. In questi libretti, in questi scritti, in queste lettere, sit e adem sententia, ci sarebbe, c'è sempre lo stesso pensiero, c'è lo stesso argomento. Poi continua il discorso, riferisci, vedete che ci sono altri oggettivi, riferisci che io devo mettere un non, perché due negazioni in latino fanno un'affermazione, quindi il non in latino non c'è, riferisci che io non prego nulla, io aggiungerei un servile, un fraseologico, non so pregare nulla se non questo nisi, nisi ut, introduce un'eccettuativa. Cioè vuol dire io non so pregare nulla eccetto che, quindi una subordinata eccettuativa. Fruor, utor, fruor, fungor, pozio, levesco, sono dei verbi che reggono l'ablativo, sono deponenti. Se non di usufruire di una terra più propizia, reggono l'ablativo. Se non di godere di una terra più propizia, propriore è un comparativo. E tu mi riferisci sempre. C'è sempre il me, è sottinteso, che io mi lamento, queror quereris, questo sum queri è un deponente, quanto cintus sim sia circondato da chi? Da gente, a voste denso, da un fitto nemico, da un gran numero di nemici. Capite le difficoltà qui, eh? Non pensate, anche quelli che hanno seguito le mie regole di traduzione, che qui bisogna giocare tutto sulle desinenze. Perché abbiamo, guardate, terra propriore, lontano, no? Is libellis, è lontano. Se non unifichiamo questi aggettivi ai loro sostantivi, gli attributi, le apposizioni, non riusciamo a tradurre. Poi c'è anche il pericolo
che tutte concentrate sull'analisi, alla fine perdiamo la sintesi. Cioè, tutti concentrati sulla grammatica e sulla sintassi, alla fine perdiamo il significato, il pensiero che Ovidio ci vuole comunicare. Oh, quam de multis vitium reprehenditur unum. Vedete, quam multis. O, interiezione. Reprehenditur è un passivo, ha come soggetto vitium unum. O si riprende un solo errore, un solo vizio, de quam multis, da quanti, perché voi sapete che qua multi vuol dire quanti, e lo troviamo per lo più nelle proposizioni interrogative o esclamative. Hoc peccat solum simia musa, bene est. Questa è una metafora. Se la mia musa, cioè se la mia ispirazione, sbaglia, solum è un avverbio, solamente hoc in questo complemento di limitazione, e qui abbiamo una ipotetica della realtà indipendente, est bene, va ancora bene, ipse ego librorum video delicta meorum, cum summa plus justo carmina quisqua probet. Allora, ipse ego, mi pare che sia chiaro, non c'è nessuna particella, siamo nella principale. Io stesso vedo delicta, delitto direi no, gli errori dei miei libri. Cum probet. Probet vuol dire stimare, stimando, ciascuno è il soggetto, sua carmina, i suoi versi, plus giusto, più del giusto è un secondo termine di paragone. Questo cum probet, cum è congiuntivo, esprime una subordinata avversativa, mentre tutti gli altri vuol dire, no? Stimano i propri versi più del giusto. Quindi io sono consapevole di questo limite, mentre tutti gli altri per lo più fanno il contrario. Auctor opus laudat, principale, l'autore loda opus la sua opera. Sic forsitan agrius olim tersiten facie dixerit esse bona. Dunque, qui è chiaro che c'è un'oggettiva esse. Facie bona ci dice che siamo in ablativo, tersiten è un accusativo alla greca. Così, un giorno, forse agrio, disse che tersite era di bell'aspetto, bona facie. Anche qui, uno si chiede, ma chi è Agrio? Chi è Tersite? Cos'è questa storia? Se voi andate a vedere dove vi ho spiegato di... Dunque, vediamo, chi è Tersite? Era questo Tersite il più brutto e il più codardo tra i greci, figliuolo di Agrio. Ma per quanto brutto egli fosse, secondo Omero, sembrava vezzoso, bello ed avvenente a suo padre. E da lui è passato in proverbio faccia di Tersite. Vedete che su questo libro che voi trovate e che non dovete mai scartare, non andate a cercare solo le traduzioni,
Ci abbiamo anche dei commenti interessanti. Per cui qui c'è una similitudine. Tutti gli autori diversi stimano moltissimo i propri versi, anche se sono brutti. Un po' come Agrio, sebbene suo figlio fosse brutto e codardo, vedeva nel figlio un fiore, un bocciolo di rosa. Quindi, cioè, adesso non mi sono fermato, se no non finiamo più. Già questa traduzione è molto lunga, e questa registrazione. Non mi sono fermato anche sulle figure retoriche, ma qui è presente una similitudine. Iudicium. Iudicium tamen hic nostrum non decipit error, nec quidquid genui protinus illud amum. Tamen, tuttavia, qui non abbiamo particelle subordinanti, questo giudizio non decipit, non ha No, scusatemi, hic, iudicium eneutro, io sono stato con errore, vedete, non è semplice, hic error, perché se fosse con iudicium si sarebbe scritto hoc. Quindi, tuttavia, questo errore non ha toccato, no? Non ha ingannato il nostro giudizio. Io sono consapevole del limite dei miei versi. Nec ci dice che abbiamo una coordinata e non amo eccessivamente illud quidquid genui. Ora, questo illud potrebbe anche non esserci, perché illud e quidquid si trovano tutte e due nello stesso genere numero caso e io in italiano non lo sdoppio. Io dico e non amo eccessivamente, sì, si può sdoppiare, si deve sdoppiare in italiano, tutto quello che ho generato. Però non posso tradurlo letteralmente e dire e non amo eccessivamente quella cosa, qualunque cosa ho generato. Lo sdoppiamento in latino avviene tra questo pronome, che è un pronome misto, e il dimostrativo. Quindi devo per forza fare una traduzione libera. E non amo eccessivamente tutto quello che ho generato. Tutto quello è complemento oggetto di amo, che diventa complemento oggetto di genui. Ripeto, in latino poteva esserci scritto nec quid di genui protinus amo. Nel quidquid ci poteva stare. In italiano non è possibile. Deve essere diviso solamente col chi, col chiunque. In italiano può essere sottinteso il dimostrativo. Curigitur. Si me video delinquere pecem et patiar scriptum crimen in esse rogas. Vedete che qui c'è un cur. Uno potrebbe dire siamo in una proposizione interrogativa. No, perché non c'è il punto interrogativo finale. A parte il fatto che mi pare che qui nella versione che mi è stata comunicata il punto interrogativo ci fosse ed era un errore. Perché la proposizione principale non è cur, pecem et patiar. Vedete che sono in congiuntivo. Se sono in congiuntivo non è una interrogativa diretta, ma è un'interrogativa indiretta. Se c'è un'interrogativa indiretta è necessario che ci sia una proposizione principale reggente. Allora, prima avevamo visto refers, adesso troviamo rogas, che è la principale.
Tu chiedi. Abbiamo l'introduzione delle interrogative indirette, ce ne sono due. Perché, pertanto, peccem. Io sbagli se vedo che io sbaglio, se vedo di sbagliare. Allora, se sei consapevole che stai facendo degli errori, e l'errore è quello di ripetere nelle tue lettere sempre la stessa solfa, perché a un certo punto ti chiedi perché io sbagli, no? Se vedo di sbagliare. E io soffra perché cosa? E abbiamo un'infinitiva. Che l'errore sia presente nella mia opera. Quindi abbiamo due interrogative indirette in coordinazione dove peccem regge un'infinitiva che poi ha ancora una condizionale, l'altro patier regge un'altra infinitiva, scripto meo crimen esse. Non me adem ratio est. Sentire et emere morbus. Sensus in est cuntis, tollitur arte malum. Anche qui abbiamo una bella similitudine che pone il poeta in parallelo, l'opera del poeta, a quella del medico. Allora, non è adem ratio est, non è la stessa cosa. Ratio è fatto che tradurre con, razio, con cosa. Sentire e curare le malattie. Sensus, il senso, il sentire, in est cuntis, è presente in tutti. Malum, il male, è tolto solo dall'arte. Arte qui non intendiamo solo l'arte del poeta, intendiamo l'arte del medico. Una volta erano considerate arti, no? Anche quelle del muratore, era un'arte, era un mestiere. Quindi non basta sentire, bisogna anche emendare. Però nei versi successivi Ovidio spiega che lui tenta di emendare, di correggere, ma a un certo punto gli mancano le forze e non riesce più ad andare avanti. Sepe aliquod verbum cupiens mutare reliqui. Iudicium vires destituunt meum. Allora, cupiens, vedete che reliqui, prima persona singolare, questo cupiens si riferisce alla prima persona singolare essendo sottintesa, essendo al nominativo. Spesso io, desiderando, poi c'è un'oggettiva, di cambiare qualche parola al mio scritto, evidentemente, reliqui. Ho abbandonato tutto, tutto l'ho aggiunto io. Vires destituunt meum judicium. E le forze, vediamo. Destituto me iudicium, non permettono il mio giudizio. Sepe piget, corrigere, et longi ferre labori sonus. Poi vediamo tra parentesi, no? Qui è tutto principale con una coordinata. Spesso correggere. Piget mi annoia. E sempre mi annoia ferre, sopportare,
la fatica di un lungo, di una, di un lungo, il peso di una lunga fatica. Qui sarebbe, io ho fatto che mettere tutto assieme, ma sempre Piget è la principale. Corrigere e logifere labori sonus sono due coordinate, dovrebbero essere soggettive. Poi dobbiamo tradurre quello che c'è tra parentesi. Quid enim dubitem, tibi vera fateri. Questo chi, quid, non te lo diciamo con che cosa, voi sapete che quid può anche essere in una interrogativa tradotto col perché. Perché infatti dovrei dubitare. Aspettate che mi viene un dubbio, vediamo, abbiate pazienza, vediamo se lo trovo. Quid enim dubitet tibi vera fateri. Sì, pensavo che potesse essere una seconda persona singolare, fosse un dubites, no, è proprio dubitem. Perché infatti dovrei dubitare cosa? Di confessare cose vere a te. Infatti è un deponente. Scriventem iuvat ipse favor. Guardate che favor era scritto sbagliato nella versione che mi è stata proposta. Et minuit laborem, cunque suo crescere spectro de fervet opus. Qui abbiamo... non abbiamo subordinate, iuvare, voi sapete, regge l'accusativo, lo stesso favore del popolo giova allo scrittore, a chi scrive, all'artista, e minuit laborem, e diminuisce, fa diminuire, è meglio usare fare diminuire. Voi sapete che in latino fare seguito da infinito non si può tradurre. Ci sono varie alternative, tra cui c'è il verbo che mi sintetizza già tutte e due i verbi latini, fare e diminuire. In italiano però lo ripropongo il fare, fa diminuire la fatica. Et, comunque, allora, opus è il soggetto. Crescens si riferisce al soggetto, e cum suo pectore. Sistemiamo prima le parole, no? E l'opera, crescendo, ferve, cum suo pectore, con il suo cuore. Brucia, ferve. Quindi è importante anche il favore del popolo, ma là il favore del popolo, nella lontana regione dove era stato confinato, non arriva. E dunque anche di questo incentivo manca l'opera di Ovidio. Corrigere, attenzione che qui non c'è un ut, anche qui c'è un errore, ma un at. Corrigere at res est tanto magis ardua, quanto magnus aristarco maior merus erat. Anche qui, quel testo che vi ho indicato, ci spiega chi è questo Aristarco e perché c'è questa similitudine con Omero. Ma il correggere, questo corrigere fa da soggetto, è una cosa tanto più ardua. Vedete che abbiamo il tanto uscito in O, perché c'è un comparativo, quanto, quindi inizia una subordinata comparativa, il grande Omero era maggiore di Aristarco e Unugia. Che vuol dire? Faremo poi una similitudine anche in italiano. Vediamo,
Qui l'abbiamo la spiegazione. Aristarco fu un grammatico alessandrino, di giudizio così squisito e giusto, che avendo preso a correggere i versi di Omero con tutte le sue forze, non credé ansì d'Omero quei versi che esso approvato non avea. Cioè, voi sapete che l'opera di Omero non era particolarmente sotto un profilo estetico e stilistico curata, era abbastanza rozza. Quindi Aristarco a un certo punto presenta un'opera quasi rifatta e quando effettivamente venivano letti i versi originali di Omero non si riconosceva più Omero, perché la gente era abituata a leggere Aristarco. E la stessa cosa che è capitata con Vincenzo Monti da noi, fine Settecento, che ebbe a tradurre l'Iliade, ma i critici, perché i critici devono sempre criticare, ebbero a dire negli ultimi 50 anni che l'opera di Monti non aveva un gran valore, perché aveva completamente devastato l'opera originaria di Omero. Io penso invece che Monti abbia prodotto una nuova opera di grande valore e non è certamente plagio. Però è anche vero che se noi leggiamo l'opera di Vincenzo Monti, la traduzione, non ci facciamo un'idea veramente reale di quello che era l'opera di Omero in greco, perché è molto lo stile di Monti, elevato, curato, assolutamente non rozzo, e in questo modo chi volesse conoscere Omero per quello che era effettivamente viene sviato. La stessa cosa è capitato per Aristarco, che anche Aristarco aveva tentato di non più che tradurre, perché in quel caso lì greco con greco, aveva tentato di correggere. Però in questo modo la correzione non era più in sintonia con l'opera originaria. Quindi, dice Ovidio, correggere è cosa ardua. Sic, di nuovo corrigere sottinteso, animum lento curarum rigor levi, ut cursor, cubiti cursus frena resta. È bellissimo anche questa similitudine, perché per un artista correggere è pesantissimo. L'artista vuole produrre, vuole creare. Quindi Ovidio mette in evidenza come la correzione delle sue opere si è fermata, non è andata avanti oltre, proprio perché è come raggelare la sua aspirazione. Così il correggere, ledit animo, grava l'animo, grava sull'animo, con il lento freddo degli affanni, come sic ut, è una comparativa, cursor, nel testo che mi è stato dato cursor non è presente, come il cavaliere retentat, tiene il morso di chi? Del cavallo, desideroso di corsa. Vedete qui anche la difficoltà, equi cupidi, cursus in genitivo. Atque ita. Di mites minuant mi Cesare Siram et tossa pacata nostra tegantur humo. Qui non è molto difficile, c'è. Questo ita vorrebbe dire, sì, vero, un dico, se dico il vero, e così gli dèi, e se dico il vero, gli dèi misericordiosi, questo è un esortativo, diminuiscono a me vantaggio,
l'ira di Cesare, l'attenuino. E nostra ossa e soggetto, e le nostre ossa, tegantur siano coperte, di nuovo congiuntivo esortativo, umo pacata, causa efficiente, da una terra serena, non come in quelle terre dove ci sono i geti e questa gente bellicosa che non entra mai in sintonia con la sensibilità dell'artista. Ut mi con anti non dunque mi intendere cura sfortune species obstat acerba me, et vixe mi vide or faciam i carmina sanus, inque feris cura corrigeri la gentis. Non è facile. Allora, ut dunque species acerba, me fortune, vedete, bisogna mettere assieme queste cose. Se specie acerba è il soggetto di obstat, fortune me, no? Complemento di specificazione. Poi a chi con anti, mi con anti, intendere curas. Io qui metterei un punto esclamativo che dovrebbe completare questo ut. Come l'acerbo aspetto della mia disgrazia. Voi sapete che fortuna in latino può voler dire fortuna, può voler dire disgrazia, può voler dire destino, quindi dobbiamo tradurlo nella maniera migliore. Nel mio descrino, non nunca vuol dire a volte, e obstat si oppone a me che tento, participio presente, e regge un'infinitiva, di far che cosa? Di valutare curas, le mie sofferenze, ma sarebbe, qui è una metonimia, questo curas vuol dire i miei versi, che esprimono le mie sofferenze. Quante volte, no? Et vix mi videor sanus e subito mi videor sanus, mi sembro in forze, mi sembro sano, qui faciam carmina. Io perché facciamo, compongo dei versi. Questo qui è una proposizione relativa, impropria, con valore causale. Sembro in forze poiché compongo dei versi. Notate che sempre questi congiuntivi nelle subordinate danno il senso dell'eventualità. Quindi, qui faciam carmina et curem. È difficile metterli assieme, però vedete, faciam al congiuntivo, curem al congiuntivo. Poi c'è un et. L'et mi dà una coordinazione. E mi preoccupo di correggerli, quei versi, in feris getis, tra i geti feroci, come per dire a che serve fare questo lavoro e come buttare perle ai porci. Non sono più nella mia Roma, sto correggendo, vado a limare i miei versi tra questa popolazione che capisce un cavolo. Nil tamen est, e scriptis magis scusabile nostris, quam sensus cuntis pene quod unus in est. C'è un est sottinteso, altrimenti non abbiamo il verbo della proposizione principale. Nulla, tuttavia c'è, questo è un partitivo,
tra i miei scritti, tra i nostri scritti e scripti nostris, usa i plurali a maiestatis, più scusabile, degno di scuse, che proviamo a tradurlo letteralmente, in tutti, attenzione quamquod, che quamquod traduce che, e potrebbe essere un'accettuativa, eccetto che unus sensus, un solo sentimento, in est e presente, bene, quasi, cunctis in tutti. Ed è il sentimento che è stato ripreso, della nostalgia, del desiderio di ritornare in patria. Andiamo avanti. L'età, fere letus cecini, cano tristia tristis, questo non è difficile, sereno ho cantato quasi sempre cose liete, triste canto così tristi, una coordinata. Conveniens operi tempus trunque suo est. Allora, anche qui mettiamo assieme le parole che devono essere messe assieme, conveniens, tempus trunque. Tempus trunque, l'uno e l'altro tempo, est conveniens, è conveniente, opere sua la sua opera. Quindi questo convegno è su nominativo parte nominale. Qui Denisi de Vizio scrivam regioni samare. Utque loco moriar commodiore precer. Allora, qui abbiamo un'interrogativa. Però abbiamo dei congiuntivi, quindi è molto probabile che ci troviamo di fronte a un congiuntivo dubitativo. Che cosa dovrei scrivere? Se non della tristezza, di che cosa? Di una regione amara. Poi c'è sempre quid. Che cosa dovrei pregare? Se non, ma poi c'era l'eno, e che cosa dovrei pregare? Se non che, mettiamo la forma implicita, di morire in un luogo migliore. Allora, questo ut è un'esplicativa di morire. Ut moriar. Qui c'è un nisi sottinteso, viene ripetuto, e qui vi dà una congiunzione coordinante. Cum totiens e adem dicam, vix audior ulli, et verba profecto dissimulata carent, cum dicam, gerundio, dicendo le stesse cose tante volte, vix, chiaramente questa è una subordinata, no? A stento sono ascoltato da nessuno, da qualcuno, è sottinteso amicorum, tra gli amici, degli amici. Et verba profectu dissimulata carent, e le parole sempre degli amici, dissimulate, cioè false, non sincere, carent profectu, carent regge l'ablativo, profectu è un complemento di privazione, mancano di profitto. Et amen, ec e adem consint, non scripsimus isdem. Et una per plures, vox mea tempta topem. Sta spiegando Ovidio. Ebbene,
pur essendo questo uno stesso pensiero, uno stesso sentimento, ebbene, non le abbiamo espresse con le stesse parole. È che Adam consente, essendo queste le stesse. E tuttavia, essendo queste le stesse, non le abbiamo scritte Isdem, verbi sottinteso, con le stesse parole. E qui è Temtat, il soggetto è Vox Mea la voce mia, la mia ispirazione. Temtat opem, per plures vias. Una rimane ancora una, quindi questo una va con Vox Mea. E la mia stessa, e la mia sola ispirazione, tenta, cerca l'opera attraverso diverse vie, per plures vias. An, ne bis sensus lector reperire te undem unus amicorum brute rogandus era, una difesa molto efficace questa di Ovidio. Questo ne regge una subordinata, quindi an, o forse, è l'interrogativa disgiuntiva dove la prima parte, la prima interrogativa è sottintesa e vorrebbe dire è così o forse o bruto unus amicorum rogandus erat, doveva essere pregato un solo tra gli amici, né affinché il lettore non trovasse due volte numerare cardinale verbiale e undem sensum lo stesso sentimento. Ecco, la sua difesa è questa, no? Visto che mi state dicendo che io continuo a ripetere lo stesso argomento, ebbene, non è vero, innanzitutto l'ho espresso con parole differenti, però questo stesso sentimento l'ho comunicato con parole differenti a diversi amici. Allora avrei forse dovuto scrivere ad un solo amico, perché avendo riportato lo stesso sentimento a più amici, voi mi state criticando. Non fui toctanti, confesso, ignoscite docti, viglior est operis fama salute mea. Questa cosa non fuit tanto, non valse tanto. Siamo nel genitivo di pertinenza, dove fuit vuol dire valere. O dotti, ignoscite, perdonate, confesso a chi lo confessa. Insomma, lui dice, la fama, la notorietà della mia opera è più vile, cioè è meno importante della mia salute. Voi pensate alla mia opera, non pensate alla condizione in cui io sto vivendo. Denique, infine, denique, materia, quanquissibi, fin sertipse, arbitrio variat multo poeta suo. Questo qua mi inizia una relativa, che non è neanche molto semplice, perché c'è un soggetto che fa quis e sipse, e quis tradurlo letteralmente, ma in fondo, andiamo a vedere il soggetto, il poeta varia molte cose, arbitrio suo, secondo la sua libertà. C'è un ignea sottinteso in quella materia che, e poi letteralmente qui è un po' difficile tradurlo, ciascuno stesso sibi pinseret si è immaginato, io metterei in quella materia che lui stesso si è immaginato, si è potuto immaginare. Anche qui congiuntivi,
perché si esprime un pensiero ipotetico. Musa mea estem nimium quoque vera malorum, atque incorrupti ponte latestis habet. Ci abbiamo una principale più una coordinata alla principale. Mea musa, la mia musa, quindi la mia aspirazione, est index, è indizio anche troppo verace dei mali, dei miei mali. Ha il peso testis incorrupti, di una testimonianza di un teste incorrotto. Nec liberut fieret, set uti sua cuique daretur litera, propositum curaque nostra fuit. E anche qui spiegano il libro delle lettere. Guarda, che io non ho avuto intenzione di scrivere un libro. Le lettere le ho prese, le ho messe tutte assieme, è venuto fuori questo libro, questa raccolta. Quindi non criticatemi a questo proposito, no? Né fuit propositum, né ci fu un nostro proposito, una nostra preoccupazione. Di far cosa? Abbiamo una esplicativa, ut liber fierit, di costruire un libro, che un libro fosse fatto, letteralmente. Ma ut, questo uti a valore di ut, ma di dare, vedete che sto traducendo la forma implicita che è migliore, a ciascuno la sua lettera, la sua missiva. E poi spiega come ha costruito questo libro. Post modo, con lectas, utcunque sine ordine iunsi. Post modo, in un secondo momento, iunsi le unì con lectas dopo averle raccolte. Questo con lectas è un participio passato, potrebbe essere visto come una subordinata temporale autonoma. Sine ordine, senza ordine. Hoc opus electum ne mi forte putes. Il ne putes è un esortativo. Non pensare per caso che cosa? Che abbiamo una infinitiva con esse sottinteso, che questa opera electum esse sia stata ordinata da me, sia stata progettata da me. Questo mi direi che è un dativo d'agente. Da veniam scriptis, dà il perdono agli scritti, quindi perdona questi scritti. Quorum non gloria nobis causa, set utilitas et officium fuit, dei quali. Vedete che c'è fuit, poi causa, gloria, utile, è tutto nominativo. Quindi noi abbiamo un soggetto che bisogna trovarlo evidentemente, e tutti gli altri o sono tutti soggetti con una sola parte nominale, o è un soggetto, bisogna trovare la costruzione. Dei quali o causa, direi che è soggetto, dei quali la causa. Per noi, no, scusate, dei quali la causa non fu la gloria per noi, ma l'utilità e il dovere. E abbiamo finito. E a questo punto la. Per chi è interessato, faccio la fotografia però non si può partire di qui, eh? Queste sono traduzioni, sono versioni che diventano
punto di arrivo, non punto di partenza, per chi non conosce latino.